aspetta me la faccio. È da bambino che vuoi andare al circo. Si sente che sono di Torino. E l'accento che mi fotte. Perché un calabrese tutto può mancare a casa, ma non una bottiglia di sugo fatta in casa. Perché mio padre diceva: Franco, oh Franco, vuoi mettere il sugo fatto in casa con due foglie di basilico selvatico, quelle che crescono tra le piastrelle del bagno, e il peperoncino piccante, quello che cresce nel balcone, nella serra, il peperoncino di soverato, che è piccante, ma così piccante che mio padre, quando lo va a annaffiare, si deve mettere il camice di piombo per non prendere la radiazione. Che la signora Pautasso solo a guardarlo se c'era preso fuoco la vestaglia. Mio padre, solo per la nostra famiglia, tutti gli anni faceva arrivare dalla Calabria 5 container di pomodoro San Marziano. Spendeva 2.000 euro di pomodoro, 20.000 euro di viaggio. Che quando arrivava sto pomodoro mi diceva: Franco, oh Franco, dove lo mettiamo? Sul balcone. Non l'avessimo mai fatto. Alla signora di sotto gli abbiamo dovuto pagare i danni. Si era squarciato il soffitto e creata una voragine nel pavimento. Perché il pomodoro calabrese è la quinta forza della natura. I piemontesi passavano sotto e dicevano: scusi, ma cosa fate? Lo mangiate tutto quanto voi? Mio padre: no, l'abbiamo portato dalla Calabria, che poi il giorno di carnevale lo lanciamo al posto dei coriandoli. E poi ne regaliamo un po' che non si fa fatti suole. Ne vuole 2 chili lei? Solo per lavare quel pomodoro abbiamo usato più acqua noi che la centrale elettrica dell'Enel. E scusate se l'altro anno c'è stato un blackout. La colpa non è nostra, è di zio Caratozzolo, che ha fatto girare un passo verduro talmente veloce che ci ha fatto fare pure un cortocircuito. Che mio padre diceva... Mio padre diceva: Franco! Oh Franco! Vedrai che gusto sto pomodoro, ci aveva ragione. L'aveva fatto bollire nelle cisterne dell'Agip. Era diventato così denso che l'abbiamo dovuto siglare 15W40. Pomodoro estate-inverno, che va bene sia sulla pasta che per il motore a gasolio. Solo quell'anno ne abbiamo fatte poche bottiglie, solo 16.000. Tutte da 2 litri. Che i piemontesi passavano e dicevano: scusi, cosa fa? La conserva? Mio padre: no, prima le bottigliamo, poi la buttiamo dalla spazzatura. Però si sa che il pomodoro dopo imbottigliato va fatto riposare. L'avevamo messo sotto le coperte in camera da letto. Mio nonno si è dimenticato del pomodoro, è andato a dormire come i peli delle gambe. Hanno toccato le bottiglie, che il calabrese non c'ha i peli delle gambe, c'ha i chiodi da 20. Sono esplose tutte le bottiglie. Mia madre dalla cucina fa: Franco, oh Franco, il nonno. Vado dal nonno, apro la camera, lo vedo che stava affogando in un mare di sugo. In quel momento ho rivisto Profondo Rosso 2, il sugo che uccide. E mio nonno mi ha detto: Franco, oh Franco, 2 foglie di basilico, non me le dai? Ciao.